di gravità non è stato facile, perché tu prendi la macchina e ti fai questi paesini in fondo al nulla, nascosti, e arrivi là e c'è tutta un'equipa, questi che dicono Dio che succede, perché tu là improvvisi poi, no? E dunque devi cogliere tutti gli aspetti, è stato un po' faticoso, un po' tanto, però è una fatica bella, perché per me non è neanche un lavoro, però è stato faticoso, sì, quello sì. Ah, poi abbiamo preso, aspetta, la temperatura 50 gradi, luglio-agosto in paese, quindi certo. Cioè non è che siamo stati, dici, siamo andati a, che ne so, in un posto sul mare in barca, no? Siamo stati dei paesini. Ne faresti però altre 5 adesso che hai fatto questa. Ma io gliel'ho detto, guarda, dico, peccato non abbiamo fatte 5, perché il materiale è per farne 10, poi loro vogliono fare un minutaggio a 100 minuti. E forse hanno ragione, perché quel montaggio lì dà sequenza, dà ritmo, no? Però io spero di rifarlo, ma non perché deve avere successo per me, perché ormai ho fatto 60 anni, ho 32 grammi, due soldi ho guadagnati, ma che me ne frega? Altrimenti stavo seduto sulla poltrona dove stavo e facevo quello famoso con i soldi e firmavo autografi, no? Dunque io lo vorrei rifare, perché è un programma che secondo me la gente può dire, ah, finalmente, dai, carino, bravo te, ho rischiato, capito? Ecco, questo mi piace. Va bene. Mi ha colpito molto la frase che hai detto sul paese, sul fatto che lì non hanno niente ma sono felici. Ma ecco, sono felici, ma questo accade sempre nei posti. Beh, qui c'è troppo stress. Me ne sei accorto anche dalle domande dei giornalisti, ma non è che voglio dire, ma perché bisogna essere negativi sempre? Cioè tu vai nei paesi e ti accorgi che la serata è, che facciamo stasera? Stasera siamo tutti a casa lì e facciamo il burraco e ci mangiamo le cose che abbiamo fatto noi. E tu vuoi dire, madonna che palle, puoi pensare, no? Ma poi non è così, cioè, ma noi che facciamo di meglio, cioè? E che facciamo? Facciamo le feste, ci mettiamo il Rolex, l'abitino e il fighetti e poi raccontiamo, ieri sono stato, che facciamo? Noi siamo nello stress, nello smog, in ambulanza, e trovi un parcheggio, non trovi niente, siamo stressati, la gente ha paura di andare a vivere nei paesi perché pensa che i paesi si annoia e non c'è niente. E io dico sempre, ma voi che fate per il paese? Cioè, non ci siete voi, ma il paese c'è, capito? Dunque, e poi ripeto, loro sono comici, sono divertenti, sono forti, sono fighi, sono sinceri. Se tu fossi cresciuto al paese oggi, chi saresti? Saresti uno di quei personaggi che ci vedrai? Vabbè, questo non lo so. Sicuramente sarei... È normale, lo stesso non puoi esserlo, no? Perché... Purtroppo io sono inquinato dalla città, è normale, no? Però ti dico che tu stai tre giorni là e tre giorni in città e fai wow! Ma infatti tutte le persone, tanti non lo dicono, che stanno in città e poi dicono, ah, su sabato domenica andiamo al paese, vanno al paesino fuori, o fai anche tu. Poi ti dicono, che hai fatto su 20 anni? No, sono stato con mio marito, sono stato in un posto bellissimo, mi ho fatto il giro della Toscana, non di stronzate, sei stato al paesino tuo, dove sei nata, ti sei andata a riprendere energia, perché altrimenti non riesci ad andare avanti, ne hai bisogno. Dunque, hai capito, è questo, siamo spaesati, penso questo anch'io. Però sta cosa ha rigenerato anche te, questa esperienza? Ma rigenerato, ma mi sono riavvicinato alle cose che pensavo non ci fossero più. Uno pensa che l'Italia è Roma, Milano, Palermo, Napoli, non è così. Non è così. Tu vai a Agropoli e c'è un aspetto. Io sono arrivato a Agropoli e ho detto, Agropoli, raga. Pensavo, chissà com'è, andiamo a vedere. Ero preoccupato, no? Perché che gente c'è, com'è. Bellissima, cioè, fighissimi, capito? Cioè, siamo andati a Sonnino, che sta a un'ora e mezza da Roma, cioè, è un altro mondo, un altro linguaggio, cioè, hanno un modo loro di parlare, un altro, cioè, un dialetto comico, come si divertono. Sono andato a Sonnino, poi c'è il paese di Altobelli, il campione del mondo. Lui mi ha raccontato, vi dico questa, che quando non riuscì a fare gol a Milano, andava al paese, andava sotto un albero in cima a sta collina, che mi ci ha portato la macchina, siamo andati insieme, e mi ha detto, io qua mi rigiravo, tornavo a Milano e facevo gol, altrimenti mi mancava la mia terra, mi ha fatto dire dove è nato, dove vive la mamma, anche se è la mamma di Altobelli, è rimasta in quella casa lì, nell'umiltà di quel posto, non lo so, cioè è un altro mondo, ragazzi, cioè, non è che voglio dire andiamo tutti al paese, sto dicendo è una realtà completamente lontana ma molto più vicina all'umanità. Senti, prima hai scherzato molto su Sanremo, è stato divertente il siparietto, però c'erano state delle voci invece per un altro programma importante, che tu potessi essere un giurato di Ballando, anche lì era solo uno scherzo? No, non era uno scherzo, no, non era uno scherzo, però ho capito e ringrazio Milli che
ma sai, con Milli ci ho fatto il cantante mascherato, l'ho chiappato Renti, ci ho fatto il ballando che è andato benissimo, oltretutto io amo Milli, è una persona che è la grande lavoratrice, ci mette la passione. La proposta di rifare, non lo nascondo, mi hanno fatto una proposta che non è il giurato, mi hanno fatto una proposta molto bella e io ho risposto a Milli e a Giancarlo Andreis, ho detto guarda grazie col cuore in mano, però fatemi pensare su sta roba perché non è che non la voglio fare, è che in questo momento mi piacerebbe fare, staccarmi un attimo, fare altre cose, no? Però non vi nascondo che ci sto ancora a pensare, perché il programma inizia fra un po' e io devo dargli una risposta e ci sto ancora pensando, capito? Quindi non gli hai ancora data la risposta? No. Quindi continua il corteggiamento. No, guarda, vi faccio sentire il messaggio, penso che può far sentire il messaggio. No, faccio sentire. No, ci crediamo. Sì, di no. Ci crediamo. No, no, vabbè, non ha la voce di Milli, insomma, però lei è stata carina, ha detto, Teo, guarda, ha fatto una bellissima proposta, gli ho detto fammi pensare, perciò non lo so, mo mi voglio confrontare un po' pure con altre cose, voglio parlare un po' col manager, voglio parlare un po' con... vedere come va questo programma e capire, perché i tempi sono molto stretti, no? Però per quello che mi ha chiesto a me posso entrare pure all'ultimo secondo, capito? Dunque speriamo, non lo so, vediamo, dai. Senti, visto, vediamo. Visto che ci hai fatto sentire Tony Renis, ti è arrivato qualche altro in bocca al lupo particolare? O magari inaspettato? No, ma per me in bocca al lupo particolari non so, io i nomi non li faccio. Io non, a me quelli che fanno i nomi mi ha chiamato, ora giuro su mia figlia che Tony Renis ha chiamato per caso. Che mi crediate o no, io sono un padre, vi dico, ha chiamato per caso, c'è Tony Renis che mi chiama, aspetta, no, per caso no, perché lui ha chiamato perché sapeva che c'era, quando, ecco perché mi ha chiamato, però, no, però l'altro anno mi ha chiamato, io ogni tanto lo sento, come stai, sono Linton, non è che voleva i diritti, no? No, secondo me gli ha fatto molto piacere, perché è un altro molto, è un grande artista, un appassionato. E si scoprì che voleva i diritti. No. A quelli ce l'avrà detto. No, però mi ha fatto dei complimenti veri, anche perché se devi ringraziare qualcuno, io faccio il conduttore, non so quello che mette i canzoni, dunque non c'entro niente, però è una persona sincera, appunto. Senti, l'hai nominata tu invece l'in bocca al lupo di Giulia? Che ti ha detto per questa mia figlia? Avventura? Sì, anche che gli ma mia figlia è venuta con me due volte nei paesi, l'ho portata con me, si è stancata pure lei, però si è ammazzata di te. Cioè è venuta due e non tre perché due le sono bastate? No, forse. Perché poi c'è la scuola, no? Perché adesso l'ultima settimana è andata a scuola. E, però, no, perché due l'avevo girate che stava a scuola. Poi si è liberata, però con me due volte e poi adesso è iniziata la scuola. Però si è divertita tantissimo. E gli ho fatto vedere qualcos'altro che lei non conosceva, infatti sembrava una bambolina che guardava un negozio, no? Perché poi questi ragazzi qua, ma chi ce li porta in paese? Noi li portiamo, vieni, ti faccio vedere, li portiamo nei posti più imbarazzanti, no? Facciamo la gara a chi è più figo, invece quelle in realtà là sono belle. E poi ha visto quanto è amato il suo papà, che è importante, perché io gli dico, vedi amore, non è il successo. È bello come la gente ti vuole bene, no? Perché poi ti invita a cena, tu con uno che non conosci, vieni a mangiare a casa mia, io penso, vabbè, me lo dici perché sono a Mucari, ma che se sono tutti amici, allora stanno 40, capito? Cioè, posti dove non chiedono soldi per mangiare, a Roma chiedi un bicchiere d'acqua, ti fanno, però se prendi solo l'acqua, vabbè, la metti un caffè, la gente se piglia 10 caffè al giorno per un bicchiere d'acqua al bar, cioè allucinante, capito? E ti rispondono, io sto lavorando, io pago i dipendenti, ho capito, un bicchiere d'acqua. Per dire, capito, siamo veramente alla... comunque. Senti, pensi che tuo figlio abbia fatto bene questa esperienza? Perché appunto essendo certo, ragazza di città, ma io come io sto dicendo vita vera, no? Ma io sto dicendo portate i figli nei paesi, fategli vedere la realtà, perché ancora non l'avete capito, ma la maggioranza dell'Italia sono i paesi, non sono le città. Perciò sono loro che dovrebbero avere la voce in capitolo, no? E invece purtroppo non è così. Teo, senti, hai avvertito maggiore libertà in Rai rispetto all'altra azienda? Cioè ti è capitato all'altra azienda no. di proporre dei programmi simili come questo e te l'hanno bocciati? No, ho avuto maggiore fiducia, ho sentito. Perché, ripeto, quando stavo là la gente diceva ma tu lasci Maria De Filippi, lasci Le Iene, lasci Mediaset, tutti questi soldi. Dicevo, ragazzi, ma sono 5 anni, faccio 10 anni. E l'ho fatti con il cuore perché mi hanno dato grandi esperienze e mi è dispiaciuto andarmene. Però vi dico... sono andato a Simona e gli ho detto Simona, quando mi ha detto vuoi fare il ballando con Stella, ho detto io mi ho ballato in vita mia, no sì voglio ballare, vuoi fare questo? Sì. Anche perché sapevo che avrei dato altri contenuti, no? Perché poi ballavo 3 minuti e poi facevo un casino di 30, dunque
però ho detto voglio fare solo cose nuove, perché la gente ha bisogno di cose nuove, perciò se mi dite vuoi fare questo, diamo un sacco di soldi, io dico sì, però la gente a casa si guarda, fa ha fatto un bel contratto, eh. Io sento gente che fa bei contratti pesanti, tanti soldi, però poi ci fai vedere, rivedere le stesse cose. Ok, in bocca al lupo ragazzi, fateli voi, però capito, io tanto oggi si può vivere con poco, non è vero che bisogna avere, che ne so, hai capito, i miliardi, cioè si può vivere con poco, non con troppo poco, però noi siamo già fortunati, dunque cosa vuoi cercare altri soldi, quanto vuoi campare? A Roma si dice la baracca di tasche ne esiste, dunque accumuli e poi dopo che fai? Li lasci ai figli e rimbambisci anche loro, invece anche loro si devono dire le sue mani e impara la vita, no? Oh, sembro Don Vito. Ma sei saggio. Ma che ti è successo? Don Vito, Don Vito. Sei diventato buono, sei diventato saggio. Ragazzi, ho 60 anni.